Nel corso di tutti gli episodi pubblicati fino ad ora, ci è già capitato di aprire finestre interne alla finestra principale o anche come finestre fluttuanti. Oggi approfondiamo l'interfaccia e ti mostrerò più nel dettaglio proprio l'uso delle finestre e degli screenset. Siamo ormai vicini alla conclusione di questa stagione Basic, quindi continuo per completare, diciamo, questi temi un po' di contorno che non sono strettamente legati alla produzione musicale, ma che aiutano a migliorare e velocizzare il lavoro. In Logic la maggior parte delle finestre possono essere aperte sia all'interno della finestra principale che come finestre indipendenti, finestre fluttuanti. Questo per dare la possibilità di configurare al meglio l'ambiente di lavoro, sia se si lavora con un solo monitor che con due o più monitor. Ma comunque, sia interne che fluttuanti, se ne possono avere più di una di finestre aperte. Però solo una può avere il focus, quella è la finestra attiva. Nella finestra principale, diverse aree possono avere il focus. L'area col focus la riconosci dalla cornice blu. Il focus si può spostare in un'altra area facendo clic in una zona a vuoto o di sfondo, o anche usando direttamente uno strumento interno a quell'area. Tra le finestre fluttuanti, quella attiva, quella che ha il focus, la riconosci dal titolo nero. Le altre sono in grigio. Quando ci sono più finestre fluttuanti che si sovrappongono, la finestra attiva è sempre quella in primo piano. Oh, fai attenzione che i key command agiscono solo sulla finestra o l'area che ha il focus. Alcune aree, comprese la finestra preference o la project setting per esempio, si aprono come finestre fluttuanti in primo piano, anche sopra alle finestre con il focus, e rimangono in primo piano a prescindere. Quindi ecco, in questo caso per esempio le preference rimangono in primo piano anche se sposto il focus fra le finestre che sono sotto di essa. Tra le funzioni che ti mostrerò oggi, alcune non sono disponibili se Logic è in modalità semplificata. Ma come ti ho detto a inizio corso, io darò sempre per scontato che non lo sia. Però quando ho cominciato con questo corso, la versione corrente di Logic era la 10.6. E ti avevo quindi consigliato di abilitare quelli che allora si chiamavano gli Advanced Tools, raggiungibili dalle preferenze Advanced. In questa versione, nella versione 10.7 spicci, io ora sto usando la versione 10.7.4, il nome è cambiato in Complete Features, che vanno sempre abilitate dal menu Logic, Preference, Advanced. Eccole qua. Quindi darò sempre per scontato che queste siano attive. Come sai, le finestre le puoi aprire attraverso delle voci di menu, sotto per esempio il menu View oppure Window, ma anche attraverso le scorciatoie di tastiere, i key command. Per esempio, per aprire il mixer all'interno della finestra principale posso digitare X o Command 2 per aprirlo in una finestra fluttuante. Però una finestra fluttuante può finire in secondo piano se io clicco su un'altra finestra, quindi adesso il mixer è rimasto comunque aperto ma non è più visibile, ma se digito sempre da tastiera Command 2 oppure da lo richiamo dal menu Window, ritorna in primo piano. Se invece la finestra è già in primo piano e la richiamo con lo stesso comando, per esempio Command 2, verrà aperta una seconda finestra. Lavorando può capitare di avere più finestre aperte, qualcuna è nascosta, qualcuna è in primo piano,
Per scorrere tra tutte le finestre aperte ci viene in aiuto la funzione Cycle Through Windows, che la troviamo sotto il menu Window e la possiamo richiamare anche con Option W. Ecco. Tra le aree di lavoro invece aperte all'interno della finestra principale, oltre che mettere il focus cliccandoci all'interno, posso spostarmi tra le varie aree anche usando il tasto Tab, nel senso inverso usando Shift Tab. Per chiudere una finestra ovviamente c'è il pulsantino rosso in alto a sinistra, oppure possiamo scegliere dal menu File il comando Close, che corrisponde al key command Command W. Ma se cerchiamo di chiudere una finestra e non ce ne sono aperte altre, starei chiudendo anche il project, quindi ti apparirà la richiesta se salvare o meno le modifiche. Se invece chiudiamo una finestra qualsiasi, avendone aperte più di una, tenendo premuto il tasto Option, si chiuderanno tutte le finestre del progetto attivo e quindi automaticamente tornerà la finestra di richiesta se salvare o meno il progetto. Beh, alcune delle cose che sto dicendo in realtà sono comuni a tutti i programmi, sono caratteristiche di sistema e quindi sicuramente sono ridondanti, ma le dico comunque rapidamente per completezza. Per esempio, tutte le finestre fluttuanti ovviamente si possono ridimensionare singolarmente o spostare anche tra più monitor. Nella finestra principale invece, se abbiamo qualche finestra aperta, possiamo regolare la relazione di ingombro di dimensioni della Trex area rispetto alle altre aree, trascinando verticalmente o orizzontalmente quelle zone intermedie quando il puntatore si trasforma in un puntatore di ridimensionamento. Ecco. Passiamo ora a vedere come scalare, come zoomare i contenuti presenti all'interno di una finestra, per poterli vedere più da vicino e lavorare meglio, più agevolmente, con più precisione. Gli strumenti di zoom sono costituiti in genere da due cursori, uno per lo zoom verticale e uno per lo zoom orizzontale. Possono esserci anche due pulsanti di zoom automatico, uno verticale e uno orizzontale, che servono per riempire tutto lo spazio con gli elementi presenti all'interno della finestra. Ma ovviamente, come per tutte le altre funzioni, ci sono diversi modi e alternative per zoomare. Cominciando ovviamente da key command, o comunque voglio dire dall'uso usando la tastiera, quindi tenendo premuto il tasto command e usando le frecce in alto, in basso, a destra e a sinistra, posso cambiare il livello di zoom sia orizzontale che verticale. Puoi anche usare la Playhead come strumento per zoomare. Se tieni premuto il tasto Option e trascini il mouse verso l'alto o verso il basso, agisci in pratica sullo zoom orizzontale. Possiamo anche zoomare usando il trackpad del computer, usando due dita e aprire per ingrandire o chiudere per rimpicciolire. Ancora un altro metodo, abbiamo anche un tool specifico per lo zoom. I tool li approfondiremo in prossimi episodi, ma comunque vediamo che nel menu a tendina troviamo qui il comando Zoom Tool,
Lo usiamo trascinando, cliccando a partire da una zona vuota e comprendendo l'area che vogliamo zoomare, un po' come si fa con i software di grafica. Facendo un solo clic sempre a vuoto, invece il livello di zoom tornerà a quello precedente. Possiamo fare anche più zoom successivi. Rifacendo i clic singoli a vuoto, torniamo indietro nei vari livelli di zoom che abbiamo fatto. I livelli di zoom che hai impostato per ogni singola finestra o area la puoi memorizzare. Puoi memorizzare fino a 3 diverse impostazioni richiamabili attraverso dei rapidi key command. Per cui, per esempio, impostiamo un livello di zoom e lo salviamo nel primo slot usando la combinazione di tasti Ctrl, Option, Command, Shift e 1 per salvarlo nello slot 1. Poi impostiamo un diverso livello di zoom, per esempio molto più ampio, e lo salviamo nello slot 2. Ancora di più. Salviamo il terzo. E così queste configurazioni di zoom, queste tre configurazioni di zoom, le possiamo richiamare con i key command della serie Recall Zoom, da 1 a 3, con la combinazione di tasti Ctrl, Option, Command e il numero corrispondente, per esempio 1, 2, 3. Ecco, così possiamo rapidamente passare fra tre impostazioni per noi preferite che abbiamo salvato. Questo vale per qualsiasi area o finestra di Logic. Vediamo come si comportano invece le finestre dei plugin, perché hanno un comportamento un po' differente. Ecco il sampler. Intanto possiamo ridimensionarlo. Nel caso dei plugin, il contenuto viene scalato per intero. Possiamo usare anche il menu a tendina view per cambiare il livello di zoom. Questa possibilità però potrebbe non essere presente in alcuni plugin di terze parti che potrebbero proprio non prevedere lo zoom. Allora, continuiamo con un altro tema che ha a che fare sempre con la visualizzazione dei contenuti e delle finestre. Ci sono i livelli. In alcuni casi i contenuti di una finestra è organizzata in base a dei livelli, tra cui ci si può spostare rimanendo nella stessa finestra. Per esempio, vediamo la finestra Event List, in cui c'è la lista di tutti gli eventi della regione selezionata. Ecco. In questo caso il pulsante per salire di livello lo trovi sempre nella parte in alto a sinistra della finestra, con questa freccetta un po' ricurva. Cliccandoci saliamo di livello nella gerarchia. Ecco, quindi passiamo a una visualizzazione della lista di tutte le regioni. Facendo invece un doppio clic su un rigo, quindi su una regione, torniamo al livello di questa. In questo caso siamo passati a un'altra regione, però torniamo al livello dei singoli eventi per regione. Altro tema nell'ambito di finestre e visualizzazioni è la modalità Catch, che già conosci. Se attiva, la visualizzazione si aggiornerà automaticamente durante la riproduzione o durante la registrazione, quindi il contenuto della finestra scorrerà seguendo la playhead. La modalità Catch è attivabile per tutte le finestre in cui è presente l'omonimo pulsantino, attivabile anche col key command minore D. Nelle preferenze di Logic c'è un'opzione specifica che ha a che fare con la modalità Catch. Andiamo nelle Preference General, Tab Catch. Qui troviamo questi due settaggi grazie a cui possiamo far attivare automaticamente la modalità Catch quando mandiamo in play il project oppure quando spostiamo la playhead.
possiamo fare in modo anche che la Pleiad durante la riproduzione sia sempre ferma al centro mentre scorre il contenuto della finestra. Questa modalità l'attiviamo dai menu view delle finestre attraverso la funzione scroll in play. Key command è control minore D. Tra due finestre poi possiamo anche stabilire un collegamento per controllare la relazione tra ciò che viene visualizzato in entrambe. È una funzione di link e per abilitarla troviamo, ecco, per esempio nel piano role editor troviamo questa iconcina link, come anche nel menu view. Passiamo a un altro tema ancora, quello degli screenset, che sono l'insieme di impostazioni che riguardano il layout di tutte le finestre di un project. Praticamente puoi aprire e chiudere finestre organizzandole nel modo che siano più adatte alla tua modalità di lavoro, compresa quella finestra principale, regolando le dimensioni, i livelli di zoom, la posizione anche tra più monitor e qualsiasi altra impostazione di visualizzazione. L'insieme di tutto questo è uno screenset. Ne puoi salvare diversi di screenset e passare rapidamente da uno all'altro. Questa è una funzione molto utile se si usa un solo schermo, perché come sai le finestre di Logic sono tante e l'ideale sarebbe lavorare con più di un monitor, ma in mancanza, per esempio quando si è in viaggio o in vacanza, ci vengono in aiuto gli screenset, perché sono una sorta, li possiamo considerare una sorta di monitor virtuali. Gli screenset sono numerati da 1 a 99 e li possiamo richiamare direttamente tramite i tasti della tastiera, ad eccezione dello 0 perché è assegnato di default al key command corrispondente allo stop play. Qui in alto abbiamo un menu specifico per gli screenset. Adesso siamo sullo screenset 1, quello attivo di default. Qualsiasi cambiamento verrà automaticamente salvato nello screenset attivo, quindi nello screenset 1 non c'è bisogno di salvare esplicitamente gli screenset. Quindi questo screenset lo lasciamo così. Passiamo a un secondo screenset automaticamente salvandolo, e quindi digito da tastiera il tasto 2 e così siamo al secondo screenset. Qui questo lo configuriamo a nostro piacimento. Ecco, per esempio apro un'altra finestra, apro un mixer che mi porto sull'altro monitor anche se voi non lo vedrete. E tutto questo è stato automaticamente salvato nello screenset 2. Adesso sempre tramite la tastiera richiamo lo screenset 1 e rapidamente passo da uno all'altro. Ne possiamo attivare, abbiamo detto 99, per quelli con due tasti digitiamo prima control da tastiera e il primo numero, per esempio ecco, clicco su 1, poi il secondo numero e abbiamo creato lo screenset 11, 1, 2, e sempre con control 1 e di nuovo 1, 11. A questo punto li vedremo anche nel menu e possiamo passare da uno all'altro anche attraverso il menu, oppure definendo dei key command next screenset e previous screenset dall'editor dei key command, ma questo lo vedremo in un secondo momento. Così come anche da qui possiamo ridefinire gli screenset da 1 a 9 con scorciatoie di tastiera differente per, se vogliamo, liberare questi numeri per altre funzioni. Dicevo che qualsiasi cambiamento fatto al layout viene salvato automaticamente nello screenset corrente,
Però potremmo non volere questo. Ci viene in aiuto la funzione lock, riconoscibile dal pallino che si accende accanto al numero dello screenset. Quindi adesso io durante il mio lavoro mi può capitare di aprire finestre diverse, passare a un altro screenset, al 2, ritorno al primo screenset ed ecco, non aveva salvato i cambiamenti, quindi siamo ritornati alla versione originaria dello screenset 1. Possiamo però successivamente anche sbloccarlo dalla stessa funzione che se bloccata cambia in unlock e va via il pallino. Uno screenset lo possiamo anche duplicare. Screenset, duplicate. Ci viene chiesto il numero, viene proposto ovviamente il primo numero disponibile, libero, e anche eventualmente un nome. Se lasciamo vuoto il campo viene usato un nome di default che corrisponde più o meno alle finestre aperte per quello screenset, oppure lo possiamo attribuire noi direttamente. Ecco, vediamo che qui c'è un nome fisso, questi altri invece sono automatici e rappresentano le finestre aperte. Event track, per esempio, ecco, c'è l'event list aperta. Ma il nome possiamo anche cambiarlo, ecco, c'è rename, ecco, qui che c'era nome automatico, la chiamiamo in... O possiamo anche ritornare sempre con rename a lasciargli un nome automatico, quindi autoname gli metterà il nome automatico. Di conseguenza anche alla configurazione del layout in corso, per cui vado a cambiare. Ecco che è diventata Tracks Mixer. E ovviamente un layout lo possiamo anche eliminare con delete. Gli screenset li possiamo caricare anche da un altro progetto, un progetto salvato, per cui se abbiamo delle configurazioni preferite che sappiamo essere presenti in altri file di progetto già salvati, lavorando su un nuovo progetto possiamo richiamarle tramite importazione, che possiamo raggiungere dal menu file, project setting, import project setting, e qui andiamo a selezionare il file da cui importarle, oppure possiamo andare dal browser all file, andiamo a selezionare il project da cui importare gli screenset, sotto troviamo il pulsante import, poi import project setting, e selezionare screenset import. Ecco, me l'ha importata, ma mi ha aperto la finestra nell'altro schermo. Come vediamo è cambiata la configurazione di screenset, questi erano quelli salvati nell'altro file. Piccolo trip: capita qualche volta di aprire delle finestre, poi chiudere per qualche oscuro motivo la finestra principale, rimangono aperte le altre finestre ma non troviamo più la finestra principale, sembra essere scomparsa. Quindi da qui ne usciamo semplicemente richiamando un altro screenset, anche se devo dire abbiamo sempre dal menu la possibilità di selezionare Open Menu Window o il Key Command Command 1 ed rieccola qua, niente panico. Ora che l'argomento è esaurito, posso chiudere tutte le finestre. Segui il canale e non perderti i prossimi episodi. Dagli forte!